गौर से देखिए इस शख्स को। बड़ा ही मासूम दिखने वाला ये शख्स असल में बहुत ही बड़ा चोर है, क्योंकि इसने लड़कियों का दिल, नींद, चैन और पता नहीं क्या क्या चुराया है। गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बहुत ही चर्चित ये चेहरा आजकल आपके शहर की सड़कों पर घूम रहा है। अगर आपको कहीं ये दिखाई दे तो अकेले ही मजे ना उठाए, दूसरी लड़कियों को भी बताएं। Ciao, siamo Franco e Vale e state guardando Spasso con Perino. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. E non esitare a darci anche un dito in su se il video vi piace. Siamo nel Monferrato e in particolar modo stiamo andando a Ponzano Monferrato. Un posto che abbiamo scoperto grazie alla app Park for Night. Se vi interessa saperne di più, chiedete pure nei commenti, vi risponderemo in un prossimo video. Al nostro risveglio un panorama a dir poco paradisiaco. E guarda un po' cosa mi ha attraversato la strada mentre filmavo il panorama. Fina, andiamo. Fina. Hai visto cosa c'era lì? Era bellissimo. Uno scoiattolo. Lascialo, dai. C'hai lo strofo da tu. Lascia stare lo scoiattolo. Andiamo. Dopo questo fantastico incontro con lo scoiattolo nero, lasciamo i cani nel camper a fare la guardia a Perino e noi prendiamo skate e monopattino elettrici e andiamo in esplorazione. Caduta in diretta. Zero. Male? Insomma. E dopo questa caduta rovinosa abbiamo conosciuto questo ragazzo che chiameremo Tommy, che non voleva essere ripreso in volto, che è un personaggio assolutamente fuori dal comune. Quando in fine pomeriggio siamo andati a fare un giro in questo paesettino, il suono della musica di questo ragazzo ci risuonava ancora nelle orecchie. Cosa dire del paesettino? Molto carino, deserto, con tutte le attività chiuse per Covid, come sempre. Come in tutti i paesini del Monferrato, un continuo di salire, scendere, scale, e comunque delle bellissime passeggiate. Un peccato trovare tutte le attività chiuse. Dopo un paio di giorni che eravamo lì, è passata a trovarci una guardia forestale per controllare che tenessimo pulito il posto, non facessimo fuochi a terra, cose del genere, e ci ha raccontato che l'anno scorso questo posto era assolutamente pieno di turisti alla stessa epoca, principalmente tedeschi. Quest'anno, per colpa del Covid, è deserto, ci siamo solo noi. Ma torniamo a Tommy, il viaggiatore spirituale che ci ha fatto il dono di benedire il nostro viaggio e il nostro camper suonando per noi sul suo hand drum. Check the mic and make sure it sound right, boys. 7 mesi dopo, fra un lockdown e l'altro, siamo riusciti a tornare nel Monferrato. That's it, tutto a posto. Avete finito di litigare con i benzinai? Abbiamo usato la app Fortnite per trovare un posto nuovo e questa volta siamo finiti a Sala Monferrato, che è famosa per le big benches. Questa area camper, onestamente, senza la app è introvabile perché non è indicata. Molto bella, molto verde, dispone di una grande zona con un barbecue e dei tavoli di pietra con le panchine dove si possono fare delle belle mangiate con gli amici. Il parcheggio per i camper è sulla ghiaia, quindi non si rischia di sprofondare né nulla. Le colonnine elettriche ovviamente non funzionano e in fondo lì c'è il carico scarico dell'acqua che è chiuso per il rischio gelo. Per fortuna qua c'è un buon segnale internet, infatti la Vale ne approfitta per fare lezione. Also because
consider they might ask you to repeat the recipe, so it's got to be something. La Zuina ne approfitta e si schiaccia un bel pisolino in dinette sul lungo lungo tutto il divano, e la Sami non è da meno. Io invece mi dirigo a proseguire i lavori, perché stanotte sono scoppiati i tubi dell'acqua, è successo un macello, ho smontato mezzo camper, ho tirato fuori i tubi, li ho scocciati giusto perché potessimo andare avanti provvisoriamente. Il problema è che abbiamo svuotato le taniche e quindi siamo senza acqua e dobbiamo andare via. Purtroppo sì, siamo alla ricerca di un posto dove poter ricaricare l'acqua per proseguire i nostri giorni di vacanza. E visto che i guai non arrivano mai da soli, mica avevamo finito con questo. All'uscita dall'area camper ci siamo resi conto che il terreno era troppo molle e era impossibile fare la salita, siamo rimasti impantanati. E quindi come ci tiriamo fuori da questo? Con una specie di tappetino militare. Peccato che il tappetino ne avevamo solo uno e sarebbero serviti almeno due. Ci abbiamo provato in qualsiasi modo, ma niente da fare. Meno male, a un certo punto è arrivata una ragazza che ci ha detto che suo suocero stava per tornare e poteva tirarci fuori da lì col trattore. Ragazzi, che ne dite? Sta corda sarà mai abbastanza resistente per poter tirare fuori Perino dal pantano? E quindi Perino è uscito dal pantano. Ringraziamo il Monferrato per l'ospitalità che ci ha saputo dare e in particolare questo signore gentilissimo che ci ha tirato fuori dai guai. E non era finita qua, perché alla prima area di scarico mi è rimasto lo scarico delle acque grigie in mano perché era troppo congelato. E ovviamente tutta l'acqua dentro congelata. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per rimanere aggiornati e dateci un bel pollice in su se vi è piaciuto il video. Ci vediamo nel prossimo luogo. Assolutamente. Ciao a tutti. Ciao ciao.